Che lo sport faccia bene alla salute è risaputo, ma quello che emerge da alcune evidenze scientifiche sia nazionali che internazionali in merito alle donne che hanno subito una mastectomia è davvero singolare. Il progetto Trotula si ispira alla prima donna medico d'Europa e coniuga sport e riabilitazione grazie a corsi specifici di canottaggio che saranno organizzati gratuitamente per le Pink Ladies come terapia psicofisica post-traumatica. Durante l'allenamento vengono fortemente stimolate le gambe, ma anche i glutei e quindi e i quadricipiti. Non solo vocale tonifica, no, dietro tutti gentilmente, non solo tonifica le braccia, le spalle, infine vengono fortemente coinvolti i muscoli dell'addome. Il canottaggio quindi sarà di aiuto per il recupero di braccia e tronco, con notevoli vantaggi perché vogare riduce il rischio di linfedema. Un messaggio importante, dottore Dicco, che parte qui dal circolo canottieri Irno di Salerno, grazie al progetto Trotula. Il progetto Trotola nasce da un percorso che è cominciato nel 2018, qui al Circolo Canottieri Irno, fortemente voluto dal consiglio direttivo, che ha indirizzato la nostra attività, al di là dell'attività agonistica sportiva, a intendere lo sport non solo come attività agonistica, ma intendere lo sport come un corretto stile di vita, come elemento fondamentale per il corretto stile di vita e quindi per la prevenzione. E oltre a quello, anche come vera e propria terapia integrata. Per aderire al progetto è possibile inviare un'email a trotula@blu.it e si riceverà un modulo da compilare. È un percorso che prevede l'adesione delle signore che vogliono partecipare a questo progetto attraverso una scheda di adesione, poi saranno chiamate per una visita fisioterapica. La visita fisioterapica stabilirà il percorso di allenamento che dovranno fare al remo ergometro e dopodiché ci saranno delle visite periodiche fino a un test finale. La lodevole iniziativa è stata promossa, oltre che dal Circolo Canottieri Irno di Salerno, dalla Casa di Cura Villa del Sole, Fondazione Scuola Medica Salernitana e patrocinata dalla Regione Campania, Ordine dei Medici di Salerno, Federazione Italiana di Canottaggio. Hanno aderito già tre associazioni, un fiore chiamato Don, Gli Angeli del Sorriso e Noi Donne di tanto entusiasmo perché, riprendendo un po' i latini, mens sana in corpore sano, è vero. Quanto l'attività fisica faccia bene al corpo e alla mente è un dato oggettivo, ancora di più per le pazienti oncologiche, che hanno quindi la possibilità di reinserirsi nel contesto sociale e anche sportivo grazie all'aiuto di fisioterapisti e di medici che ci seguono anche per lo sport. Veronica, siete dunque pronte già a scendere in acqua? Assolutamente sì, ci spiegavano che dapprima il passaggio è in piscina, quindi c'è tutta una preparazione, prima visite mediche, una preparazione in piscina e poi prontissime per scendere in acqua, magari con una bella squadra tutta salernitana di Pink Ladies di canottaggio in giro per l'Italia. Invitiamo un po' tutte le donne a partecipare, a quanti vogliono aderire a questa iniziativa. Sì. L'invito da parte di tutte e tre le associazioni, Noi Donne soprattutto, Gli Angeli del Sorriso, un'associazione, un fiore chiamato Donna, è partecipate, non abbiate paura, non abbiate vergogna, perché spesso accade anche questo, l'unione fa la forza anche per lo sport.